Abbiamo orchestrato questo studio per quintetto di fiati, flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno. La prima frase, per tessitura, scrittura e gesto musicale, sembra essere stata pensata per fagotto. Qual è il significato delle note segnate col punto nella prima battuta? La risposta a questa domanda può fornire uno degli elementi utili per capire e interpretare lo studio. Il segno di puntato è un segno di pronuncia, di articolazione. Il punto specifica un'articolazione non legata. Non legata non significa staccata. Nel nostro caso, secondo la prassi dell'epoca, l'articolazione della nota segnata con il punto indica un'esecuzione dei suoni con una durata leggermente più breve di quella scritta, intorno ai 2/3 del valore. Ascoltiamo le prime battute dello studio eseguite staccate. Legate. E non legate. La pronuncia di non legato si risolve al meglio sulla chitarra con una diteggiatura di mano destra pollice indice, diteggiatura tra l'altro tipica dell'arte di Sor. Al pollice sono affidati i suoni sul tempo forte, mentre l'indice esegue quelli sul tempo debole. In questo modo avremo un'articolazione naturale che ci permette di seguire le normali regole musicali, evitando inutili complicazioni. Conseguenza diretta di questa articolazione è indurre l'esecutore a eseguire lo studio, dove la scrittura musicale lo richiede, con 4 pulsazioni per battuta anziché 2. Caratteristiche simili a questo studio le ritroviamo anche nello studio in mi bemolle maggiore numero 22, sempre della stessa opera 29, del quale vi mostriamo la nostra orchestrazione.